Ciao ragazzi, ribentornati al mio canale. Questo è un video haul di roba, sì, prodotti che mi servivano. In realtà ci dovevano essere anche i nuovi Haim di Pupa della nuova collezione, ma dove ho scaricato io il coupon ancora non c'erano, quindi sono andata lì a vuoto. Quindi passiamo subito ai prodotti che ho acquistato e che mi servivano. Allora, prima di tutto, in un negozietto che c'è qui a Ro ho acquistato i The Makeup. Li ho trovati a 1,90€ e visto che nel supermercato dove vado di solito li trovo a 3,50€, anche 4 a volte, ho deciso di acquistarli in questo negozio. E sono proprio i The Makeup. Ok. Poi ho acquistato le mie salviettine della Valentina, che mi trovo molto bene, non posso rimanere senza, sono fantastiche, mi struccano ogni cosa. Io ho fatto il tutorial del video delle cattive Disney, che vi lascerò quando lo caricherò, perché è in collaborazione con altre persone, e avevo un sacco di roba addosso, roba che avevo, ombretti, correttori, fondotinta, avevo di tutto, e mi ha struccato ogni singola cosa. Cioè, proprio, sono veramente buone, costano 1€, io li pago 1€. Ho poi acquistato questo qui della spuma di champagne. Questo qui è un profumo che sa di spuma di champagne. Avete presente la saponetta? Ecco, quella. Infatti io me lo sono spruzzato adesso e troppo troppo buono, sarà proprio di pulito, di troppo buono. Poi da Bottega Verde ho acquistato principalmente cosine che mi servivano, quali lo scrub per il viso, che lo sto terminando, invece di prendere quello all'arancia o comunque al mandarino che prendo di solito, ma che non mi fa impazzire l'odore, ho preso questo qui con estratto di cetriolo ed esfoliante da riso. Questo qui lo proviamo adesso. Ho poi acquistato, per non rimanere senza, perché poi dovrò partire, dovrò fare un po' di roba, la crema corpo idratante con magnolia ed olio di argan per pelli secche. Questa crema è troppo buona, cioè è qualcosa di pauroso, è strabuona. Io ce l'ho già qui aperta, guardate, io ce l'ho già qui aperta, la uso tutte le sere. L'ho presa quando? L'ho presa tipo, se non a dicembre, a gennaio, ed è qualcosa di spettacolare, cioè roba da sniffarsela tutta. Poi mi hanno dato gli sconti bonus 50%, cose così, perché praticamente mi fa scegli qualcosa al momento, me l'ha detto al momento, ma era un po' di fretta, prendi qualcosa al 50 tipo, e solo che gli ho detto guarda, vado un po' di fretta, magari la prossima volta. Allora mi ha dato tutti questi bonus, mi chiamano, e questi qua, i 50 insomma, e questi. Poi mi hanno dato questo qua della nuova collezione, e già l'ho visto e voglio prendere due ombretti e la terra, che mi hanno ispirato fantasia, però appunto andavo un po' di fretta, ho preso quelle due cose che mi servivano. Allora, quelle le ho pagate in totale 14,95 mi pare, o 98, no, 13,98, perché erano entrambi scontati. Allora, la crema, quella corpo, l'ho pagata 6,99 invece di 14,99, mentre lo scrub l'ho pagato sempre 6,99 e avevo lo sconto di 7€, quindi molto buona. Intanto la luce si sta andando un po' a farsi friggere e mi hanno dato tre campioncini. Allora, la crema per i piedi, questo gel rinfrescante gambe, sarà molto utile venerdì, perché venerdì dopo aver fatto palestra devo andare a cavallare, cioè a ballare nel senso, devo andare a fare una prova di tipo baciata, salsa, quelle cose lì, e quindi sicuramente avrò le gambe a pezzi, già lo so, e quindi porterò questa dopo e me la spalmo ovunque. E poi questa qui è un campioncino di questo profumo, si chiama Momenti, e Eau de Toilette,
Ora passiamo all'OVS. Allora, OVS ho preso principalmente tre prodottini: due di Shaka. Sì, due di Shaka e uno di Essence. Allora, intanto, se non lo sapete, Shaka ha lanciato la nuova collezione che comprende i ombretti pop, colori pop tipo il rosa, cioè il fucsia, il giallo, il verde, così. I nuovi rossetti che sono tutti sul malva, rosa, stranissimi, infatti non li ho presi perché di rosa ne ho abbastanza e anche fin troppi. Poi, cosa ha lanciato? Ha lanciato gli smalti, ma gli smalti ne ho fin troppi. E poi ha anche lanciato i nuovi ombretti in crema. Io vi faccio vedere due colori, questi qui. Allora, io mi sono innamorata di questo blu. Io mi sono anche lavata le mani e sta lì. Ed è lì. Allora, quando se lo troverò il blu, questo blu qua azzurro, lo prenderò sicuramente perché è stupendo. E adesso vi faccio vedere le cose che ho acquistato che c'erano. Allora, intanto devo dire che nel mio OVS vi era il 30% su alcuni marchi di make up e mi sembra che anche la Shaka c'era, però non lo so, non vorrei dirvi una cazzata. Allora, il primo prodottino che ho acquistato di Essence è questo mascara, il Plump No Clump, questo qui, quello verde, dal packaging verde, e ha questo scovolino. Adesso io lo apro perché lo devo usare. Ed è in silicone ed è praticamente di quelli che si piega, quindi vedremo com'è il suo effetto. Ho preso questi qua, i nuovi ombretti in crema, e io ho preso un color champagnino da tutti i giorni ed è questo colore qui, è molto carino. Li proverò e vi farò, cioè lo proverò e vi farò sapere. Però appena trovo questo blu o il verde, c'era il verde e il blu che erano, cioè, che sono spaziali. Veramente, appena poi li trovo, li prenderò sicuramente. Allora, questo l'ho pagato 4,99 come, non si dice come anche, ma come questo qui. Era appunto, c'era il 30 e l'ho pagato 1,50 euro, una roba del genere. E ho preso questo blushino. Adesso non me ne vogliate, ma si chiama Queen ed è questo rosa qui. L'ho preso perché era matte, è molto un bellissimo colore, tra l'altro. E ce n'era anche un altro più chiaro sul marroncino freddo da usare anche per fare il contouring, ma vi era il tester, ma non c'era il prodotto in sé. Quindi ho detto: vabbè, prendo questo e ciccia. E niente, ho preso solamente queste quattro cose. Come voi ben sapete, io sono ancora impegnata col progetto smaltimento, ma visto e considerato che ho terminato una base, una cipria, un fondotinta e anche un eyeliner, mi sembra, una roba del genere, ho fatto l'ordine da Neve Cosmetics, mi dovrebbe arrivare a momenti perché l'ho fatto l'altro ieri, l'ho fatto l'ordine, quindi dovrebbe arrivarmi a momenti il pacco perché pagherò in contrassegno. E ho preso il fondotinta minerale, quello che avevo, la cipria che avevo, mi è finita, e poi un blushino della nuova collezione, di quelli però in sample, anche perché di blush, come potete ben sapere, ne ho tantissimi. Bene ragazzi, io vi lascio andare, ci vediamo col prossimo video che non so quale sarà, ma girerò probabilmente i prodotti terminati di aprile e vedrete appunto tutte queste cosine che ho terminato di make up. Niente, vi mando un grosso bacio, ciao!